lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali borse europee, che si muovono sulla parità. In luce sul listino milanese il comparto alimentare, più 1,67%. Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore immobiliare, meno 0,95%. Tra le maggiori valute, nessuna variazione significativa per l'euro-dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia 1,09. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli ordini beni durevoli e delle richieste del sussidio della disoccupazione. È previsto domani dalla Germania l'annuncio sia dell'indice IFO, che del PIL. Thank you.